Buonasera e benvenuti al nostro notiziario di cronaca Egubina di venerdì 13 gennaio. Iniziamo subito con una notizia. Si terrà mercoledì prossimo, 18 gennaio, alle ore 11, alla piscina comunale in via Leonardo da Vinci, la consegna del nuovo sollevatore motorizzato, mobile per far entrare in acqua le persone con disabilità. Alla cerimonia parteciperanno tra gli altri il sindaco Filippo Mario Stirati e l'assessore Gabriele Damiani, il presidente del Comitato Paralimpico dell'Umbria Francesco Emanuele e rappresentanti dell'associazione KT. Per quanto riguarda gli avvenimenti di cultura, siamo qui con la nostra inviata, appena tornata dall'inaugurazione della Notte Nazionale del Liceo Almazzatinti, di cui ci darà alcune notizie. Buonasera a tutti. Sì, in questi minuti si sta svolgendo al Polo Liceale Mazzatinti la Notte Nazionale del Liceo, un evento che animerà le aule del Liceo Classico Mazzatinti dalle 18 alle 24 di questa sera. All'evento hanno partecipato, oltre alla preside che ha fatto Mariella Marinangeli, che ha fatto gli onori di casa, anche Alessio Zucchini, famoso giornalista Rai, Catiuscia Marini, presidentessa della Regione Umbria, e il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati. L'evento giunge alla terza edizione e coinvolgerà ben 388 licei in tutta Italia. Infatti sarà un evento condiviso volto a promuovere il liceo classico, che non sta vivendo un momento molto, molto felice. Il tema di quest'anno era libero per ogni liceo e il Liceo Classico Mazzatinti ha scelto il tema a ridere nel mondo antico ed oggi per alleggerire i contenuti della cultura classica e trovare anche i momenti di comicità all'interno di questo grande mondo. La presidentessa Catiuscia Marini ha voluto sottolineare il suo passato da studentessa di liceo classico, dicendo che è molto importante sia per il futuro ma anche per il presente, perché dona una capacità di dialogo che nella nostra società serve veramente tanto. E alla fine delle presentazioni tutti gli alunni dei vari licei faranno delle attività che riguarderanno appunto il tema della risata, per poi concludersi tutti insieme alle ore 24. Tra gli altri eventi ricordiamo che torna domenica 15 gennaio, nello splendido panorama del centro storico di Gubbio, la mostra Mercato di Antiquariato, cose usate e oggetti da collezione. È un appuntamento tanto atteso dai curiosi collezionisti, nel quale esporranno antiquari provenienti da tutta Italia e dall'Europa dell'Est. Siamo qui con il nostro ospite e appassionato di meteorologia, Riccardo Rossi, a cui vogliamo chiedere che dal momento che in cui si parla molto dell'arrivo di una perturbazione nevosa di grandi quantità e portata, è veramente così? Cioè, bisogna aspettarsi questa perturbazione o ci dici altro? Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito e sono molto contento di essere qui. In teoria la perturbazione è già iniziata, in quanto oggi c'è il primo step di questa perturbazione e, come avete potuto notare, dai 9 gradi di oggi già siamo passati a un'aria molto fresca e molto più frizzante, e se uno esce fuori adesso siamo già sui 0 gradi e lo zero termico. Questa perturbazione proseguirà per diversi giorni, però non si tratta di un vero e proprio gelo come annunciato magari da altri siti o da altri meteorologi, perché in confronto all'aria che abbiamo avuto i primi giorni di gennaio, che era un'aria continentale e proveniva direttamente da est, questa perturbazione ha un'aria polare marittima e viene da nord-est, quindi è un'aria meno fredda e più umida. Essendo più umida, quest'aria potrebbe produrre e produrrà molto probabilmente delle precipitazioni nevose che nella precedente invece manifestazione, che c'è stata il 5 gennaio, ha prodotto pochissimi centimetri essendo molto secca. Per quanto riguarda Gubbio, per quanto riguarda la perturbazione, già da questa sera ci aspettavamo qualche fiocco di neve per l'ingresso del nocciolo freddo. Purtroppo i nuclei precipitativi sono passati a sud dell'Umbria, quindi ha già sfiocchettato, diciamo fra virgolette, su posti come Terni, che poi sono anche molto più bassi e più caldi in teoria del nostro.
Però i prossimi giorni saranno quelli cruciali. Domani sarà una giornata interlocutoria con l'ingresso del freddo e l'approfondimento di un minimo depressionario che si posizionerà fra diciamo, la Sardegna e le coste del Medio Tirreno. Questo minimo, approfondendosi e spostandosi verso sud-est, provocherà molto probabilmente delle precipitazioni nevose per la giornata di domenica. Domenica ci sveglieremo con un cielo abbastanza ancora nuvoloso ma senza precipitazioni. Da metà giornata al momento i modelli meteo e tutte le previsioni ci dicono che sarà il clou delle precipitazioni, che dovrebbero durare fino a serata in maniera abbastanza intensa, per poi continuare fino sulla notte di domenica su lunedì. Questa è almeno il secondo step della perturbazione. Un terzo step avverrà fra la giornata del 16 e del 17 con un secondo nucleo freddo che dovrebbe entrare sulle regioni centrali e quindi coinvolgere anche l'Umbria. Per quanto riguarda Gubbio, perché tanto tutti so che vogliono sapere questo, i centimetri di neve che noi ci aspettiamo al suolo a fine evento dovrebbero essere compresi fra i 10 e i 20 centimetri. Non sarà una neve epocale, però ci sarà un buon manto nevoso a terra. Prendete come indicazione questi centimetri che ho citato, perché al momento, ma nessuno può sapere quanti effettivamente ne cadranno al suolo in questa perturbazione, come in tutte le perturbazioni, anche perché le precipitazioni sono a livello meteorologico una delle cose più difficili da azzeccare, soprattutto a 3-4 giorni di distanza. Quindi al momento sono questi centimetri, però potrebbero esserci sorprese, in quanto noi, trovandoci sulla parte orientale della regione, potremmo avere anche più precipitazioni di altri umbri, magari che si trovano nella parte occidentale. È vero anche che il versante che si trova al di là, il versante appenninico che si trova al di là, cioè quello marchigiano, vedrà accumuli molto più ingenti dei nostri, quindi potrei citare città come Urbino, come Camerino, che sicuramente vedranno al suolo a fine evento anche 40-50 cm di neve. Per non trascurare l'Appennino e le zone terremotate, che vivranno dei giorni sicuramente terribili, in quanto già ha visto, parlando con un mio amico, già sta nevicando, a Norcia ha già nevicato e i prossimi giorni avranno dei cumuli davvero ingenti, quindi trovandosi ancora persone nelle tende oppure nelle roulotte soffriranno davvero il freddo. Per quanto riguarda le temperature invece, diciamo, minime effettive, non andremo sotto il -1, -2, non sarà quindi un gelo vero e proprio. Però se ci fosse davvero il manto nevoso a terra, probabilmente ci saranno delle gelate notturne nei momenti di rasseneramento, quindi ci sarà da stare molto attenti e quindi di porre la massima attenzione. Queste al momento è quello che dicono le carte meteorologiche. Sicuramente potrebbe cambiare qualcosa dallo spostamento del minimo, che potrebbe favorire ancora più precipitazioni oppure potrebbe inibirne una parte se si trovasse più a sud. Alcuni modelli qualche giorno fa lo facevano vedere più a sud, adesso è ritornato più a nord, quindi mi sento di dare quasi la certezza della neve per domenica. E il proseguo, e questo penso che sia anche molto importante, vede temperature basse sul centro Italia e sul nord Italia almeno fino al 20-21 gennaio. Quindi anche dopo questi due giorni, che dovrebbero essere quelli principali per le precipitazioni nevose, non escludo che anche nei prossimi giorni futuri della prossima settimana ci potrebbero essere anche altre occasioni. E quindi ecco, questo è tutto. Poi naturalmente la curiosità di sapere i centimetri, di sapere la neve, quanta neve farà, ce l'ho anch'io personalmente, perché onestamente quando arrivano questo tipo di eruzioni sono il primo che sta un po' in ansia per la precipitazione, però purtroppo fino a che non arriveremo ai giorni in tempo reale nessuno potrà sapere quello che succederà realmente. Grazie. Ringraziamo Riccardo Rossi e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Cronaca Gubina domani.